è molto importante la sua presenza. E grazie a tutti, noi stasera stiamo compiendo un dovere generazionale, perché consideriamo Salvatore Sicuro un nostro maestro, partigiano e intellettuale. Questi due aspetti che per noi sono stati sempre simmetrici. Per chi lo ha conosciuto in età giovanile e appunto lo ha riconosciuto come maestro, sono due aspetti speculari, perché il suo impegno, la sua scelta antifascista fatta in età giovanissima ha poi condizionato in senso positivo tutto il suo sviluppo intellettuale, il suo impegno di politico negli anni 50 e 60, il suo impegno di studioso, le sue ricerche di glottologia, ma soprattutto la ricerca di modi per salvaguardare l'identità grigia, come un impegno di carattere sociale, di carattere politico, di carattere etico. Ecco, questo è l'insegnamento che ci arriva sostanzialmente da Salvatore Sicuro. E stasera abbiamo voluto fare un omaggio alla sua memoria, al suo impegno, ai suoi studi. Soprattutto abbiamo scelto questo periodo, il 28 di aprile, perché il 25 di aprile è vicino ed era una data molto importante nella sua vita e anche nel nostro conoscere Salvatore Sicuro, perché negli ormai lontanissimi anni 70 lui era il capofila per la manifestazione del 25 aprile che si faceva, era il punto di riferimento per molti giovani martanesi. E abbiamo deciso di parlare di lui in un seminario, che è un seminario di studi, vuole essere un seminario di studi perché studio è tutto ciò che è applicazione a qualcosa che ci ha formati e quindi va diciamo scandagliato da molti punti di vista. Studi è una promessa per tutti quei giovani che si interessano a lui, e noi siamo orgogliosi di avere a Martano dei giovani riuniti in un circolo ampi che è intitolato a Salvatore Sicuro. Credo che sia una cosa bellissima, l'omaggio più bello che si potesse fare a Salvatore Sicuro. Quindi sicuramente è un seminario di studi che proseguiranno, perché conoscere la sua figura significa poi aprire tanti link intorno a Salvatore Sicuro, cioè tante possibilità di conoscenza di quel periodo, partendo da quella scelta fondamentale fatta a 20 anni, a 21 anni, una scelta che insomma non era una scelta facile. Oggi, un giovane di oggi, non sappiamo fino a che punto avrebbe lasciato tutto per andare a combattere. Questo ce lo chiedevamo anche noi 30 anni fa, no? Come giovani di 30-40 anni fa. Avevamo più vicina la resistenza, ma era un enigma questa scelta, no? Così categorica. E Salvatore Sicuro, quindi, questa scelta che ha condizionato tutta la sua vita, seminario di studi, ma anche seminario di testimonianze, perché le persone che abbiamo qui stasera e che avremo il 5 di maggio, giovedì prossimo, sono persone che sono state vicine a Salvatore Sicuro per tanti motivi. Da Maurizio Nocera, che nell'ambito dell'AMPI, oltre che per motivi anche di studi, cultore della salentinità come Maurizio Nocera, si sono ritrovati tante volte, ma anche e soprattutto Vittorio Tremolizzo, che abbiamo quasi ripreso, lo abbiamo richiamato. Lui mi diceva stasera: non mi fate fare queste cose che ho perso l'allenamento. Ecco, questa cosa che mi ha detto è bellissima, perché vuol dire che Vittorio Tremolizzo sta venendo dalla storia per noi, sta venendo da una dimensione che vogliamo in qualche modo, specialmente in questa situazione, riprendere, riportare alla memoria, anzi al ricordo più che alla memoria. E quindi abbiamo il piacere di avere qui un compagno di lotte di Salvatore Sicuro, che ci parlerà di questo Salvatore Sicuro, delle lotte con le tabacchine, degli anni 50, dei ricordi vaghissimi che io ho della mia infanzia, insomma. Ed era un periodo molto importante per Martano. Poi abbiamo il piacere di avere il professore Stilardi, che però stasera interverrà giovedì prossimo, però ci farebbe piacere se ci portasse poi un saluto
visto che abbiamo il piacere di averlo presente qui. E se il professore Schilardi ha collaborato con Salvatore Sicuro negli anni 70 sul piano proprio delle ricerche glottologiche. E ancora ci sarà poi Sergio Blasi, che come sapete è un politico ma anche un operatore culturale del Salento, e abbiamo voluto avere la sua testimonianza proprio per vedere che tipo di impegno c'è dal punto di vista politico ed etico nel recupero delle identità locali. E di questo poi parleremo giovedì prossimo. Abbiamo il piacere di avere qui il sindaco, che prego di venire qui per il saluto, e Mary Pellegrino per l'Ampi di Martano, per il circolo Ampi di Martano. Quindi passo la parola al sindaco, perché sicuramente è importante che parlino le istituzioni di Martano per Salvatore Sicuro. Prego. Sì, grazie. Ad Anna e a Paolo per l'associazione Itaca per questo omaggio, questi due giorni di omaggio a Salvatore Sicuro. E noi come amministrazione abbiamo nel nostro cuore e nella nostra mente la figura di Salvatore Sicuro, perché molti di noi, oltre ad essere tesserati oggi all'Ampi di Martano, sono stati tra i fondatori dell'Ampi e siamo stati tra coloro che hanno sempre cercato fisicamente Salvatore Sicuro negli ultimi anni di vita per raccogliere dalle sue parole, dai suoi racconti, dalle sue testimonianze il bagaglio storico, il bagaglio di vita politica e anche poi l'impegno, quello che sarà poi, no? Prossimo incontro, per la tutela della lingua greca e per la promozione anche della lingua greca. Quindi per noi è un momento importante, lo è ogni 25 aprile in particolare, quando fino a qualche anno fa, prima della sua dipartita e prima di che le sue condizioni di salute migliorassero, Salvatore Sicuro partecipava al nostro corteo e quindi ci raccontava poi sia quando giungevamo lì al monumento in largo primo maggio, ci raccontava la sua esperienza di partigiano, sia approfittava nei giorni immediatamente precedenti al 25 aprile per stare con noi e per donarci, ripeto, questo suo testamento di vita. È importante ricordare la figura di Salvatore Sicuro e forse, oltre che da partigiano, sarà ancora più importante il prossimo incontro per l'impegno che ha avuto dopo. Però quello che sicuramente noi dobbiamo tenere a mente è la scelta che ha fatto Salvatore Sicuro, insieme ad altri nostri concittadini, hanno scelto da che parte stare e hanno scelto che tipo di battaglia fare. Questo credo che sia il più grande messaggio che Salvatore Sicuro, partigiano, ha lasciato a tutti noi. E tutti noi, nel nostro agire quotidiano, in maniera pro tempore, insomma, nelle istituzioni, ma anche nell'attività politica, nella passione che portiamo avanti ogni giorno, ognuno con i suoi punti di vista rispettabili, ognuno con la sua visione, ecco, ognuno di noi deve scegliere. Quando si fa una scelta e si segue quel buon esempio che aveva portato con sé Salvatore Sicuro, credo che non si sbagli mai. Vi auguro davvero buon lavoro, vi ringrazio per aver chiamato anche persone come il compagno Tremolizzo da Cannale. Ricordo a me stesso, a tutti quanti, che non sono passati molti anni dai suoi ultimi comizi. Io ricordo qualche comizio a Cannole nei primi anni 2000, quindi è ancora vivace il nostro compagno Tremolizzo. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, Mary Pellegrino rappresenta l'Ampi di Martano. Prego. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Io sono Mary e rappresento l'Ampi Martano. La nostra sede è dedicata al professore Salvatore Sicuro, che per noi è stato ed è un esempio da seguire.
Il professore con i suoi racconti ci ha fatto capire la vera essenza delle parole pace, libertà e rispetto. Rispetto delle tradizioni che non può certo prescindere dal rispetto per l'ambiente. Ricordo ancora la prima volta che partecipò al nostro corteo del 25 aprile. Quando arrivammo vicino al monumento dei partigiani era commosso e iniziò a raccontarci degli episodi di quando era in Jugoslavia. E in particolare ci raccontò di una sera che era nascosto in una trincea insieme ad un soldato inglese, alto e robusto. Praticamente il contrario del professore Salvatore Sicuro. E mentre considerava questa differenza e notava che il fisico di questo soldato era più adatto a sopportare le difficoltà che gli avrebbero attesi, un proiettile colpì il soldato perché proprio per la sua altezza non era riuscito a coprirsi completamente. Ecco, nel professore Sicuro era così forte e radicale il senso della vittoria della liberazione che anche quando nell'ultimo periodo prima della sua scomparsa, quando ormai ricordava poche cose, questo passaggio, questo suo vissuto di sofferenza e poi gioia per la conquista della libertà non lo dimenticava mai e ci ha fatto capire a noi giovani l'importanza di non commettere gli stessi errori e ha dato il giusto peso a chi come lui ha lottato e ha combattuto per la pace e la libertà. Volevo ringraziarvi per averci invitato questa sera perché è sempre un piacere ricordare il professore Sicuro e farlo conoscere a chi non ha avuto la nostra stessa fortuna. Giusto come un saluto, io volevo leggere una testimonianza che ci arriva da Giovanni Giannoccolo, che è il compagno di lotta di Salvatore Sicuro, coetaneo. E lui ha inviato all'ANPI recentemente questa testimonianza che poi ha inviato anche a noi e quindi io mi permetto di estrapolare questa commemorazione che lui fa. Dice: l'amicizia che ha segnato la mia vita è stata quella con Toto, che stringemmo sin da quando frequentammo insieme le scuole elementari e poi i rapporti assidui, quasi quotidiani, quasi fossero stati gli impegni della giornata, quando andavo a trovarlo in via Catumerea, sempre immerso nella lettura. Le buone e stimolanti amicizie intessute di confidenze e profonda solidarietà umana con Antonio Stomeo e Toto furono determinanti nelle mie scelte di vita. E in un certo senso un dovere ricordare anche Antonio Stomeo, l'avvocato, il primo sindaco progressista di Martano, colui che io considero il maestro, quello che tanto tempo ha dedicato per la formazione mia e di Toto. Tempi indimenticabili anche quelli trascorsi io e Toto alla scuola di vecchi compagni di un'integrità politica esemplare e di una fierezza del comportamento. Tempi che mi vedo indotto a rimpiangere, notando in giro tanto scoramento in un deserto di valori che rende la vita povera di idee e di progetti per il futuro da trasmettere alle nuove generazioni. Le battaglie politiche condivise con Toto per un tratto importante della nostra vita. Da quando, alle prime armi, Niccolò Marati, notando il nostro entusiasmo nell'affrontare i problemi della vita, ci regalò il Capitale di Carlo Marx, aggiungendo: studiatelo, imparerete molte cose della storia della vita che un giorno potrebbero esservi utili. Oppure, quando si formò la prima cellula a Martano e via via sino alla decisione di imbracciare le armi come volontari partigiani nel terzo battaglione della Brigata d'Oltremare, formatasi al campo di addestramento di Gravina che raggiungemmo in modo rocambolesco. Toto fu un bravo commissario politico, il più bravo del battaglione Gramsci. Era importante allora avere nelle formazioni dei bravi commissari, in quanto il flusso di militari italiani evasi o liberati dai contingenti tedeschi era continuo e a questi, una volta accettato di combattere, dovevano essere formate le loro coscienze ai nuovi e impegnativi compiti di combattenti contro il nazifascismo e per la libertà e la democrazia. Toto era anche un bravo combattente, a volte un po' spregiudicato, correndo talvolta il rischio di cadere in mani nemiche. Era sempre in prima fila, dava l'esempio ai partigiani della sua formazione ed era sempre il primo a presentarsi come volontario nell'intraprendere azioni alquanto impegnative e pericolose. L'ultima grande battaglia che combattemmo insieme, io e Toto, da partigiani, fu quella per la liberazione di Lesina, compito questo affidato esclusivamente al battaglione Gramsci.
Fu una battaglia dura, in occasione della quale assistemmo alle violenze perpetrate dai nazisti contro donne e vecchi, genitori di partigiani bruciati vivi nella loro casa, una ragazza quasi adolescente con il seno squarciato, giovane donna con i moncherini avendo subito il taglio delle mani, case distrutte da incendi provocati dai nazisti. Fu una battaglia dura ma vittoriosa, in quanto Lesina fu completamente liberata dall'occupante nazista dai partigiani italiani, quelli del battaglione Gramsci. In quella circostanza fui ferito e dopo il periodo di ricovero nell'ospedale da campo della 20ª divisione e il periodo di convalescenza ci perdemmo di vista. Ci ritrovammo dopo la liberazione sullo stesso fronte, con lo stesso ardore a combattere le grandi battaglie per la Costituzione della Repubblica, per la ricostruzione, per la riforma agraria, per dare la terra ai contadini, per un avvenire prosperoso del popolo italiano. Togo non è stato soltanto un bravo commissario politico, un bravo combattente partigiano, è stato anche un uomo di cultura che ha dato lustro alla città di Martano con le sue opere e con il suo impegno culturale. Ricordo bene come se fosse stato ieri quando mi inviò copia del suo discorso tenuto presso l'Università di Corfù sul tema la presenza greca nell'Italia meridionale e nella Sicilia, dove sviluppò il suo intervento ricordando i tempi di studente di liceo, quando si era posto la domanda perché noi ellenofoni del Salento ci siamo chiamati sempre grichi e non ellenici, e ancora oggi se qualcuno ci domanda che cosa siamo, rispondiamo tranquillamente nella nostra lingua, i mesta grichi, cioè siamo grichi e non ellenici. In quella circostanza Toto si emozionò molto nel vedere confermata da due illustri studiosi greci la sua convinzione dell'origine antica, anzi antichissima, della dominazione greca della nostra lingua. Mantenne vivi i rapporti tra Martano e la Grecia, tra Martano e eminenti studiosi greci. Aveva anche istituito in un piccolo locale di sua proprietà in via Terra dei corsi di greco per mantenere vivo quell'idioma che a lui continuava a destare molto interesse. Ebbe anche rapporti fecondi con Gerhard Rolf, tedesco, e la sua opera Historische Grammatik der Unterriesen fu tradotta da Toto con il titolo Grammatica storica dei dialetti italo-greci. La memoria di Toto mi ha creato un vuoto incolmabile, in quanto mi manca non sentire la sua voce, i suoi consigli e i suoi progetti e i nostri propositi che ci scambiavamo vicendevolmente. Grazie. Passo la parola a Paolo Cotoda e prego i relatori Maurizio Nocera e Vittoria Tremolizzo di accomodarsi. Prego. Anche il professore sì. Schilardi, penso. E il professore Schilardi. Gianni Schilardi, prego. Grazie a Dio, siamo pieni di professori, non separati come gli intellettuali di un'Italia non popolare, diciamo. Quindi accomodatevi, ci sono tre poltrone, vi potete sedere. Tre poltrone. Sì, sì. Prego, prego. Pregherei questo gentilissimo pubblico, se possibile, di far tacere per un poco i cellulari, a meno che non si tratti di casi urgenti. Sì, certe volte questo balletto può durare addirittura mezz'ora, tre quarti d'ora. No, vi potete accomodare, prego, prego. Sì, è la presenza così attenta e numerosa. Io penso che sia già l'auspicio di un buon viatico, di una auspicabile attenzione e discussione su una personalità, io la considero speciale, particolare. Può darsi che mi faccia velo una consuetudine, insomma, quarantennale, cinquantennale di conoscenza, di affetto, di parentela, di amicizia, di magistero, ma poi dalle testimonianze degli amici di qualunque estrazione sociale, di qualunque livello culturale, competenza, sensibilità politica, io trovo la conferma che ci troviamo di fronte ad una bella personalità. Fatemi salutare solamente una persona, ne dovrei salutare molti e magari rimarranno male, che gli fu amico, collega,
greco, madrelingua come lui, che ha attraversato come lui, uso un termine un po' enfatico Antonio, una sorta di redenzione dalle condizioni popolari difficili all'emancipazione culturale, alla soddisfazione di vedere una lingua piccola e considerata volgare dialetto a tramite importante di una civiltà della quale in qualche modo era conseguenza. Voglio salutare un ultra novantenne, professore Antonio Greco, il quale, proseguendo nella bella tradizione dei nostri intellettuali e studiosi, e tra i quali non possiamo non menzionare forse il più importante dal punto di vista accademico, professore Paolo Stomeo, ecco, su questa tradizione, su questo lascito, il professore Greco ha preparato e ampliato il suo vocabolario del 2000 e mi ha così onorato di doverglielo presentare per iscritto, io che poi il greco non lo parlo e chissà per quali strani motivi vengo scelto ogni tanto, scherzi da prete non credo, ma insomma con Antonio poi ci conosciamo da anni perché fu mio professore alla prima media a Martano tanti tanti anni fa, ma la sua presenza secondo me ha anche un valore simbolico, e cioè di quanta strada è stata fatta, di quanto è stato seminato su questo terreno difficile della lingua come condizione dell'emancipazione delle fasce popolari, da vergogna di parlarlo quel dialetto ad orgoglio di essere depositari ed eredi di questa grande cultura che, questa cosa almeno il Padre Eterno, se c'è, gliel'ha risparmiata, come diceva ieri Tullio Gregori su Magazzini di Sole 24 Ore, l'eliminazione del greco e del latino scritto nei licei classici, e quindi una aberrazione totale contro la quale non si capisce perché i grandi umanisti, i grandi grecisti non si ribellano. Impareremo il greco classico e il latino dagli stranieri, dagli americani, dai russi, dagli spagnoli, perché da noi il liceo classico rimarrà liceo classico come nome. Chi vorrà studiarsi un libro dell'Eneide o una tragedia di Sofocle non lo potrà fare perché il ministero dice tu devi studiare tante ore di greco e poi te lo insegnerà uno che è laureato in spagnolo, francese, tedesco. Sono delle cose che sono incredibili, sembra che io me le stia inventando, andatela a guardare. Noi che abbiamo a che fare con una figura colta, con un grande studioso, con un glottologo, alla presenza di altrettanti studiosi importanti, ebbene non possiamo non avere nei confronti di queste scelte insane, insensate, un senso forte di indignazione. Ebbene, nella prossima tornata, e qui entriamo un po' nel merito, noi approfondiremo gli aspetti della lingua, della cultura, ma non come fatto accademico, perché non ci compete, ma come fatto di cultura vera, autentica, popolare. Perché una caratteristica di questa, scusate se la chiamo così, famiglia, uno degli esordi più usuali di Salvatore Sicuro, con me e con gli altri, ma con me in particolare, era Luzio Ntoni dice, Luzio Paolo dicia, cioè questo Luzio, era molto di più, cioè era un'affiliazione, non solo affettiva, familiare, ma proprio di tipo, come dire, culturale, etica. Certo c'era il senso della famiglia, la famiglia contadina, la famiglia patriarcale, c'era l'aiuto reciproco, c'era questa grande figura che dominava dietro lo sfondo, l'omonaco, don Roberto Stomeo, che davvero giganteggiava per visione, per intelligenza e per intuizione, che credo abbia aperto la strada a questi fratelli e nipoti. A questo proposito devo giustificare l'assenza di Gino Sicuro, suo fratello, anche lui oltre i 90, che ha avuto una piccola defaillance qualche giorno fa e quindi è impedito ad essere presente, ma lo è idealmente e spiritualmente con noi. Naturalmente non posso che ringraziare anch'io, come ha fatto già Anna, Massimo, che sicuramente godrà di questa serata, ma nello stesso tempo proverà come noi un forte senso di
di nostalgia, lo dico proprio nell'accezione classica, di dolore dell'assenza, di crisi della presenza, perché Salvatore Sicuro era sempre presente, lo era nelle istituzioni per molti anni, lo era nei sindacati, lo era nelle sedi politiche, nella sezione, le sezioni che splendido patrimonio costituivano le sezioni, lo era sui giardini pubblici, quando passeggiavamo per ore e ore, professori, tutti lo conoscevano. Ecco, questa sua radice contadina, nonostante gli si fosse poi allontanato per ceto, per abitudini, ma rimase sempre la sua identità. Era ontologicamente contadino, ma popolare, perché non scignottava il lavoro dei contadini, anzi diceva: quando mi volevano dare delle terre, finita la lotta partigiana in Ungheria, terreno irriguo, eccetera, io dissi: no, lasciate stare, io so quanto sia duro il lavoro del contadino, io faccio un lavoro più leggero, perché considerava il lavoro dell'elaborazione intellettuale, culturale, qualcosa di più leggero. Era un regalo, guardava ai lavoratori delle mani, della terra, delle miniere, dell'emigrazione, come a delle persone che soffrivano, faticavano, e attraverso quella fatica si emancipavano. Quindi aveva, come dire, questo senso ampio della lotta politica, e in questo sapeva essere di parte, beh, insomma, per definizione è il partigiano. Ma questo suo essere di parte non scadeva nella faziosità, non era di parte pur essendo di parte, sempre una contraddizione in termini, ma non è così, era laico. Questo lo dico soprattutto a chi, a differenza di noi che siamo vissuti e ci siamo formati con lui e ci siamo contraddetti con lui, perché non era un carattere facile, era anche spigoloso, era ostinato. E però chi non l'ha conosciuto potrebbe ricavare un'idea di una persona ad una dimensione, niente di più sbagliato. Era una persona a 360 gradi, era laico, cioè aveva un'apertura mentale, io direi un illuminista. Quella schiera di comunisti che non erano fanatici, rissosi, faziosi, cattivi, tra virgolette, contro tutto e tutti. Sapeva essere forte, coraggioso, eccetera, ma era apertissimo. Io ricordo proprio le discussioni sul sistema capitalistico, eccetera. Era aperto, anche perché aveva letto, aveva studiato, e questo gli apriva la mente. Allora, le due serate che noi abbiamo congegnato per un dovere etico, sostanzialmente, ma anche per un fatto proprio di prospettiva culturale. Guai se trasformassimo questi nostri due incontri in un presepe della memoria. Io sono contrario al presepio della memoria. È roba da, scusate, suore degli anni 50, di recite. Noi dobbiamo utilizzare la memoria come ricordo, cioè come attualizzazione di quanto potenzialmente si può sviluppare nella prospettiva che ci aspetta. E qui, su questo terreno, Toto Sicuro è modernissimo. Aveva un aggiornamento continuo in tutti i campi, in tutte le discipline. Per certi aspetti era una figura enciclopedica. Io ricordo le sue cognizioni di geografia o di piscicultura, perché noi andavamo a notte a Sant'Emiliano, dove c'era da cadere quasi negli abissi, e lui diceva: stai zitto a parlare che i pesci si arrabbiano. Io avevo 10 anni, dovevo star zitto 3 ore, immaginate voi che bella prospettiva notturna mi attendeva. E allora abbiamo congegnato questi due incontri in maniera che venga fuori non una separatezza tra l'uomo d'azione, il politico, e l'uomo di cultura, l'intellettuale, il glottologo. È solo funzionale questa distinzione. Naturalmente abbiamo scelto le persone giuste perché evidenzino questi aspetti nella maniera più limpida, più luminosa, ma si intrecciano queste due componenti in una unità armoniosissima, che fanno di lui una figura per molti aspetti irripetibile. Io non ne vedo molti in giro. Da questo punto di vista, per noi è una fonte di apprendimento, di conoscenza e di prospettiva futura. Ecco, su queste premesse, e mi scuso per essermi così abbandonato un po' dietro un ricordo che per me
è una grave assenza, un grave limite. Ecco, cedo subito la parola ai due suoi amici di un tempo, e se in un saluto brevissimo vuole spendersi il professore Schilardi, che ebbe con lui una consuetudine familiare bellissima, straordinaria, passeremo poi alle, diciamo, relazioni vere e proprie, che ci daranno nel merito il segno di questa personalità. Quindi passo la parola al professore. Preferisci dopo? Vabbè, allora procediamo invece regolarmente con il professore Maurizio Nocera. Prego, professore Nocera. Io ringrazio l'associazione Ipaca, ringrazio il comune di Martano, anche se indirettamente coinvolto, per avermi invitato a questo ricordo. E intanto penso subito a un qualche cosa di concreto. Caro Paolo, tutto questo è bello, e cara Anna, ma se dopo queste due giornate, e nel corso del tempo, strada facendo, si arriva poi a fare qualcosa di concreto, cioè raccogliere gli scritti partigiani di cultura varia, di varia umanità, di Toto Sicuro, e si mette nero su bianco, sono cose che restano. Giusto. Martano ha già nella memoria dell'Ottocento Salvatore Trinchese, che credo che c'è una scuola qui intestata a Trinchese. Sono uomini, personaggi, donne che segnano la storia. E nel messaggio di Mary ho sentito una bella parola, cioè l'esempio. Cioè prendere un personaggio ad esempio per educare le nuove generazioni. Attenzione, noi siamo in una situazione di, o la parola che usano gli americani nei nostri confronti, e vi dobbiamo obnubilare, questa parola io non la dimentico più, che è la dimenticanza. Paolo ha ragione quando dice non dobbiamo costruire un presepio della memoria, ma attenzione, la memoria è fondamentale, non si tratta solo di usi, costumi e tradizioni varie, non si tratta solo di riprendere soltanto alcuni ritmi, anche quelli, ma la memoria di una comunità, la memoria degli esempi, come quello per esempio di Salvatore Sicuro, determina all'interno di una comunità un percorso che fa grande, o quantomeno, se questa parola può sembrare obsoleta, può sembrare retorica, quantomeno quella comunità intorno a quell'esempio di vita, di storia, di persona che ha vissuto in, in quella stessa comunità, diventa, come dire, più accettabile. La vita in fondo per ognuno di noi, per il professor Antonio Greco, ancora gli auguriamo altri decenni e decenni di vita. Ma quella è la condizione umana, la nostra condizione di umanità. E questa, dentro un arco di un secolo, probabilmente inventeranno cose e sforeremo il secolo, ma se dentro questo secolo, in cui la condizione umana è quella della vita, ebbene, come la si deve spendere? Come la si deve spendere? Noi siamo caduti in questo, parlo del mio popolo, attenzione, parlo del popolo italiano, di questo popolo per il quale io, se si trattasse di dover morire come sono morti 70.000 partigiani, fucilati, impiccati, torturati, io darei subito, la mia vita non è che manca molto, però la darei subito per l'amore che ho per questo popolo. Ma guardate, non mi riconosco più, non riesco più ad andare in un cinema, non riesco più ad andare alla televisione, faccio una fatica immensa per trovare qualche libro che mi appassioni. Tutto è diventato così obsoleto, tutto è diventato pum pum pam pam sparatorie. Qualche volta qualche amico poliziotto gli chiedo, ma scusa, tutto Montalbano, dove pure ci sono sparatorie, ma questi, tutti questi sceneggiati di sparatorie,
tutti questi sceneggiati di isole non del tesoro, fossero quelle, fanno bene al nostro popolo, fanno bene ai nostri ragazzi. Non parlo più per chi come me ha una certa età, è Toto, è esempio, diceva la giovane alpista, è un esempio per Martano. Ma non solo relegato alle nuove generazioni, anche per noi, anche per persone come me che lo hanno conosciuto. Quindi sarebbe bene, caro Paolo, che un domani su questa personalità mite, nello stesso tempo e grande, si faccia un po' più di concretezza, un nero su un bianco, come ho conosciuto Toto Sicuro. Io intanto non l'ho mai chiamato professore e non l'ho mai chiamato maestro. Toto era all'interno dell'ANPI la persona alla quale spettava l'ultima parola. Cioè non era Enzo Sozzo, che era presidente dell'ANPI sì dal 1946, non era Enzo Sozzo che diceva l'ultima parola, era sempre Toto Sicuro. Così l'ho conosciuto all'interno dell'ANPI. Vi voglio fare solo un piccolo ricordo, poi dirò qualche altra cosa sulla persona. Quando sono diventato segretario dell'ANPI, fine degli anni Ottanta, fu Toto Sicuro che mi telefonò. Enzo Sozzo muore nel 1992. Subito dopo, però stava già male, diciamo, Enzo Sozzo, da molto tempo, e quindi si era indicato a Toto Sicuro la persona con la maggiore esperienza e con la responsabilità, anche perché faceva parte del Consiglio Nazionale dell'ANPI. Ne facevo parte pure io, grazie all'indicazione che aveva dato Enzo Sozzo. Ci fu una strana telefonata in cui Toto Sicuro mi disse: guarda Maurizio, trovati in una casa vicino alla stazione, era la casa di Antonio Fiorentino, in quel momento segretario dell'ANPI di Lecce. E c'era in quella casa questo deportato dei lager, poi c'era il direttore dell'archivio dell'INPS, Guido Ferramosca. Con Toto andammo insieme, perché lui passò da casa mia, mi prese e andammo insieme. E poi c'era Salvatore Fabrizio, erano quattro. Vi ricordo che tutti intervennero, ma nessuno aveva il coraggio di dire chi dovrà portare avanti questa carretta. Perché era diventata l'ANPI una carretta a quel punto, dopo la disgrazia di Enzo Sozzo e il fatto che Toto stesse a Martano e non a Lecce. Beh, dopo tanto discutere, dopo tanto dire ma come facciamo, ma come non facciamo, Toto Sicuro prese la parola e lui non aveva la voce alta, aveva una voce molto bassa, non gridava mai, non alzava mai il tono della voce. Disse: ma scusate, perché stiamo girando se qui c'è Maurizio? Io gli darò una mano. Noi lo avevamo già, diciamo, eletto, ma eravamo pochissimi presidente dell'ANPI provinciale. E lui disse: affidiamo a Maurizio. Ma affidare a Maurizio significava in quel momento per Toto dare delle responsabilità che io non mi potevo manco assumere, però con il suo consiglio, con il fatto che lui mi dicesse: no, conta su di me. Io assunsi quella carica. Non so se ho rispettato il suo pensiero, ma le parole di Mary Pellegrino mi confortano, nel senso che probabilmente ho rispettato quello che Salvatore Sicuro voleva. Un altro cruccio di Salvatore era questo. Quando andavamo nel Consiglio Nazionale, Enzo Sozzo e sua moglie prendevano una camera. L'altra camera toccava a me e a Salvatore Sicuro. Quando non c'era più Bianca, questo, perché quando c'era Bianca, Bianca seguiva. Massimo in quel periodo stava a Pisa.
erano i due grandi amori di Toto Sicuro, questi, veramente l'amore per la moglie e l'amore per il figlio stava sempre, sempre sulla sua, sulle sue labbra. Ma mi ricordo quando non c'era più Bianca, che con Toto, per motivi di economia, ci si coricava nella stessa stanza. Più volte, due volte, sicuramente due volte, poi non so se ce n'è una terza, ma è poco importanza. Il cruccio che si portava dentro era i bombardamenti aerei, me lo disse più di una volta. E lo diceva quando tutte le conferenze, tutte le storie si erano concluse, il congresso o il Consiglio nazionale aveva chiuso i suoi lavori, avevamo cenato e andavamo a letto. E allora ritornava su questo motivo. Diceva, ma guarda la cosa assurda, nella prima guerra mondiale di aerei si sono scontrati, dei primi aerei, si sono scontrati nel cielo fra aerei, mai pensando di dover attaccare, se quasi mai qualche pazzo l'ha fatto fuori dalle regole. Si scontravano fra di loro. Dice, noi partigiani, io partigiano, quando ero sulle montagne in Jugoslavia, vedevamo gli aerei, sia degli alleati sia dei tedeschi, che non sparavano, che non bombardavano noi, ma bombardavano le città. Questo è bombardavano le città e bombardavano i civili. Questa era una cosa che lo faceva soffrire immensamente. Dicevo, questa è una cosa orribile. Cioè il bombardamento da guerra sui civili è qualcosa di orribile, insomma, di non pensare. Non amava la guerra, Toto Sicuro. E quando lo abbiamo coinvolto nelle manifestazioni di pace, sempre con la mitezza che lo caratterizzava, veniva e portava sempre il suo saluto. I giovani dell'Ampi, glielo dicevo prima ad Anastomeo, lo hanno amato, attenzione, pur non conoscendo l'altezza del cultore, dell'intellettuale, il grecista, d'altro canto della famiglia Stomeo, ma questo lo ha detto meglio di me, Paolo, protopapa, amava, quindi i ragazzi dell'Ampi, perché poi a un certo punto, quando è toccato a me, e quando soprattutto l'Ampi è diventata quella realtà che voi conoscete, grazie sempre, lo dico, a persone come Salvatore Sicuro e al presidente Ciampi, che ha aperto le porte ai giovani. Quindi lo amavano, e non lo amavano per il senso solo della partigianeria, di quell'essere stato parte di un movimento che ha portato alla liberazione. Lo amavano per la trasmissione che attraverso le sue parole questi giovani avevano dei valori. Avevano sofferenza, voi lo conoscete meglio di me, la sofferenza di vedere questo paese sempre di più sgretolarsi. Valori come la correttezza, come l'onestà, come l'essere presente, come il rispetto dei simboli, il rispetto del sacrificio umano. Questo lo facevano soffrire, ma nello stesso tempo, quando nelle nostre riunioni interveniva, riusciva a trasmettere questo senso che era quello del legame ai simboli e ai valori, in primo luogo della resistenza, perché di quello noi parlavamo, ma poi erano simboli universali. Paolo diceva prima l'amore inteso per la famiglia estesa. Io lo ricordo, l'amore anche per quella famiglia ristretta, che era la sua famiglia, ma che non era un egoismo affatto, era semplicemente un sentire sulla propria pelle, quello che è stato detto, di un'antica storia che un uomo si porta dietro e che proviene dalla conoscenza del mondo classico. Conosceva bene il mondo classico, molto, molto bene conosceva il mondo delle parole, dei termini, la glottologia, conosceva molto bene l'etimologia, ma a fianco a questo, ecco perché quando parlo dei testi di Nero su Bianco,
conosceva molto bene la filosofia, conosceva il tedesco, conosceva la grande filosofia tedesca così come conosceva la grande filosofia classica greca. Io mi porto dietro un insegnamento di Toto Sicuro, a parte la mitezza sulla quale mi porto l'insegnamento di avervi fatto scoprire e amare, soprattutto, Socrate. Quando mi parlò di Socrate la prima volta, non mi parlò nei termini che io conoscevo, tant'è che subito dopo il suo discorso, io andai in Grecia e andai su quei posti che Toto mi indicò. Il suo Socrate, il Socrate di Salvatore Sicuro, era un Socrate amato fino al punto tale quasi da immedesimarsi. E da lui ho avuto questo insegnamento, l'insegnamento di amare soprattutto il mondo che sta dietro di noi, non quello confuso, ma quello esemplare, che ti permette, diciamo, di dire: stasera vado a letto, mi addormenterò, ma la mia coscienza è pulita. Grazie. Bravo. Sì, grazie a Maurizio per questo umanissimo, questa umanissima testimonianza che ci conferma ancora di più nell'idea che già avevamo, ma che si arricchisce. E adesso passiamo a Vittorio Tremolizzo, che lo conobbe proprio negli anni della lotta, dell'idea forte, del comunismo, dell'occupazione delle terre e quindi della testimonianza civile di Toto Sicuro. Diceva Vittorio: mi mettete in difficoltà se mi coinvolgete in questo ricordo. Io spero che questo avvenga sul piano solamente emotivo. Noi, come diceva il sindaco, non stiamo resuscitando Vittorio. Vittorio era e rimane un combattente sino all'ultimo, quindi è la testimonianza di un amico e di un combattente, con tutte le spigolosità che quei strani e formidabili combattenti avevano e debbono avere per lasciarlo in eredità a tanti che oggi non hanno questa grinta. Prego Vittorio. Scusatemi se mi alzo, ma io non sono capace di parlare seduto. Ho sempre parlato. Io do la spada per questo. E vi devo dire che l'invito rivolto da Paolo, da Anna, a partecipare a questa meravigliosa iniziativa, che non è la solita manifestazione, ma è invece un incontro di studiosi che parlano di uno studioso, che parlano di un intellettuale, di uno studioso, di un pensatore che regala ciò che possiede intellettualmente ai deboli, alle grandi masse lavoratrici, alle grandi masse anzitutto contadine, perché lui è di famiglia contadina. Lui è lo stesso zio mio grande, affezionato, anzi io affezionato discepolo. E non si può parlare, ad esempio, a Martano, proprio nella città di Martano, nella capitale dell'antifascismo e del movimento operaio di tutta la Resia Salentina, capitale maestra di lotta per la giustizia, la libertà, la civiltà del nostro popolo. Ecco, questo è il punto. Ma si può parlare di un personaggio di tal peso, di tale rilevanza, come il compagno, io lo chiamavo sempre compagno, salvo amorevolmente, compagno
Toto sicuro. Si può parlare ad un certo punto, qui a metà, di Salvatore sicuro, senza parlare, senza dire che qui a Martano, come anche a Galatina, nell'immediato dopoguerra, nell'immediato dopo la vittoria nella resistenza, Martano e Galatina erano due paesi esemplari nella vita politica e culturale di questa zona. Ebbene, a Galatina si raccoglie un gruppo di intellettuali, di giovani intellettuali, intorno alla figura di Carlo Magno, figura eccezionale, meravigliosa, il quale alla sfortuna di morire il giorno della vittoria della Repubblica nei confronti della monarchia, il giorno del referendum, vince la Repubblica, e lui, che io avevo conosciuto ragazzino, perché figlio di antifascista io, di contadino e antifascista, mi prese per mano mio padre e mi portò al comizio di Carlo Magno, e dopo qualche giorno Carlo Magno morì, e quindi ho avuto anche la fortuna di conoscerlo fisicamente, Carlo Magno. E ad un certo punto però lì si raccoglie un gruppo di giovani intellettuali intorno alla figura di Carlo Magno. Qui a Martano si raccoglie e resta, però, perché la morte di Carlo Magno poi causò lo sgretolamento di quel gruppo, della cellula cosiddetta Marchesi, il nome del grande intellettuale che insegnava all'Università di Padova, eccetera. Qui a Martano si raccoglie invece, quindi bisogna ricordare le persone che si raccolsero e elaboravano, studiando l'immediato passato, se vogliamo, in quel periodo, perché quella era la situazione, per analizzare il presente e proporre l'avvenire delle grandi masse popolari e lavoratrici e contadine, anzitutto, perché lì in quel periodo noi vivevamo un'economia autarchica con un po', e Salvatore sicuro, che era il fulcro poi di questo gruppo che si riuniva a fianco all'avvocato Antonio Stomeo, che era, per ragioni di età e anche per ragioni di cultura, era praticamente l'espressione sincera, genuina e generosa di questa gente che si voleva mobilitare per costruire la giustizia sociale, per difendere le conquiste realizzate, cioè la libertà, perché dovete sapere, in questi paesi i baroni delle terre non è che accettavano di buon grado la sconfitta sia della monarchia e sia del fascismo, volevano ritornare. Io mi ricordo in queste io ero un ragazzino, ma proprio perché espressione, figlio di una famiglia antifascista, perché la mia famiglia aveva una storia molto lunga, molto ultrasecolare, anzi, la storia che adesso abbiamo, una storia della mia famiglia personalmente, una storia di 200 anni, di due secoli, perché avevamo il nonno ufficiale partigiano, il nonno mio era partigiano garibaldino, ufficiale dell'esercito garibaldino agli ordini del generale Medici. E quindi si saluta con Garibaldi a Teano, partecipa alla spedizione della Sicilia e dell'attacco antiborbonico dell'Italia meridionale. Mio padre e i miei zii, dopo aver avuto il nonno e il padre, cioè i miei zii, figli del Garibaldino, avevano
un orgoglio indescrivibile. Parlavano del nonno, e il nonno non è come il Salvatore Sicuro, che finita la resistenza non si ritira al suo campicello, no, il nonno combatte, viene, si ritira al mio paese e combatte i baroni delle terre e combatte la gente, era socialista, prima faceva parte di circoli anarco-sociali, perché per come me lo raccontava lui, io lo vedevo più come anarco-socialista che come socialista. Però fu il primo sindaco socialista, socialista dopo l'Unità d'Italia. Praticamente noi nella famiglia si parlava sempre contro la monarchia quando c'era il re, quando il re governava e regnava, mio padre e i miei zii ce l'avevano a morte con il re e ce l'avevano a morte col fascismo. Quindi quando noi parliamo di queste cose, uno come Salvatore Sicuro era uno studioso, era un pensatore, era un grande educatore, ma duplicemente educatore, tutto sicuro, perché lui svolgeva due azioni come educatore. Era educatore per professione e un educatore per vocazione generosa. Perché? Lui, mentre a scuola lo svolgimento della professione lo faceva per vivere dignitosamente, la professione invece gli faceva e svolgeva per vocazione generosa nei confronti. E io l'ho passata sulla mia esperienza, perché sia l'avvocato Stomelli, sia Toto Sicuro, quando io frequentavo Martano, loro volevano fare di me, io ero un giovane coltivatore diretto, che avendo avuto perduto il padre, perso il padre all'età di 20 anni, diventai titolare della mia azienda coltivatrice diretta. E quindi zappavo la terra, aravo con i mezzi a trazione animale, e cioè ero un contadino. Però per aver avuto quell'educazione che dicevo poc'anzi, ero entusiasticamente comunista. E mi attivavo e mi ricordo che per costruire il Partito Comunista, dove non c'era niente, c'era qualche vecchio anziano, diciamo, bracciante, non bracciante, perché anche su questo ci sarebbe da discutere, e le polemiche poi che noi, che il gruppo di Martano, l'avvocato Stomeo, il sottoscritto, con il gruppo dirigente diventavano molte volte coinvolte, e che veniva coinvolto anche il professor Sicuro. Beh, ad un certo punto però, Salvatore Sicuro aveva la fissazione. Io ero attivista, d'accordo, attivista, ma non dirigente, diciamo. E sia l'avvocato Stomeo e sia volevano, io ero materia grezza, attivista, ma un contadino di 17-18 anni, insomma, che preparazione poteva avere? Facevamo le battaglie, partecipavamo alle lotte che la CGIL, le organizzazioni di sinistra organizzavano, le tabacchine, eccetera, eccetera, però non avevamo la stoffa per compiere analisi, non avevamo la stoffa per suscitare movimenti che poi servivano alla costruzione dell'organizzazione e della permanenza della lotta. Si creavano movimenti che poi svanivano,
Salvatore Scuro e Antonio Stomeo, che erano i miei grandi, sono stati i miei grandi maestri, ai quali io tanti ricordi, ho tanti ricordi e ho tanto affetto, ho tanta riconoscenza, perché loro volevano fare di me un dirigente politico del movimento operaio, e mi parlavano, eccetera, e mi parlavano anche di Socrate, e mi dicevano, Vittorio, mi diceva l'avvocato Stomeo, e Totò Siguro a volte insieme, Socrate diceva, devi prendere questo esempio, che lui sa una sola cosa, quella di non sapere. Nessuno di noi sa, Insicuro però c'è un'altra caratteristica. Lui al di sopra di tutte le cose che voi avete citato, le sue grandi qualità, di intellettuale e di uomo generoso, uomo libero, perché se non fosse stato uomo libero non credo proprio che avrebbe lasciato Martano e la sua famiglia per andare a combattere, a scendere la montagna e prendersi il fucile e combattere e rischiare la pellaccia ogni istante del giorno, no? Era un uomo libero, e al tempo stesso aveva un bagaglio, altra cosa che avete trascurato, aveva un bagaglio inesauribile, di modestia. E questo bisogna metterlo in risalto, perché lui non mi faceva pesare, cioè io non mi accorgevo che lui volesse impartirmi una lezione. Lui apriva una discussione, partecipava e sembrava che voleva dare la lezione e riceverla al tempo stesso. Questo si verificava anche quando noi andavamo a parlare con i contadini nei paesi vicinori qui, nei paesi di tutta la Regia Salentina, ma anche nei paesi del Basso Salento, intendiamoci, perché io quando avevo bisogno, quando dirigevo la zona di Martano, che era da Vernole a Leuca, tutta la parte, diciamo, est, costeggiata dalla 275, io mi ne servivo e come di un monumento di cultura come Salvatore Sicuro, il quale era espressione sincera, genuina della civiltà contadina e della vita contadina, in quanto figlio come me di coltivatori diretti, lo stesso avvocato era un altro, un po' ex contadino anche, l'avvocato Stomeo, no? Chiamavano loro. Allora, a questo punto lui parlava con i contadini non tanto per guidarli, perché era molto facile guidare i contadini dicendogli dovete conquistare la terra che avete trasformato in contratto di colonia. Era molto facile guidare le tabacchine quando le tabacchine vivevano una vita sia per la condizione della fabbrica e sia per la normativa salariale e tutti i diritti, eccetera. Era molto facile, però io lo vedevo come lui Stomeo, quando si parlava con le masse contadine, con le tabacchine, con quelli che chiamavano braccianti, che io non ho mai, pure in polemica rovente con il gruppo dirigente al vertice della Federazione di Lecce del Salento, poi fece la stessa scelta di Sicuro, naturalmente si parlava di braccianti, ma io, l'avvocato Stomeo,
Salvatore Scuro non credemmo mai che nel Salento ci fosse il bracciante, ci fosse il bracciante di Giuseppe di Vittoria. No, perché nel Salento avevamo una figura anomala, mista, multiprofessionale, senza nessuna professione. Avevamo invece una categoria, quella categoria che la chiamavano bracciante, e che era poi l'insediamento sociale dei partiti della sinistra, li chiamavano bracciante, invece i nostri, poveri, i contadini, e eravamo una massa di contadini poveri, che eravamo proprietari anche di un pezzettino di terra, e quindi il bracciante no, non può essere. Un giorno faceva lo spazzino, un giorno, cioè la grande massa, il lavoro che trovava per poter strappare la vita, e cioè questo era, e questa polemica nell'analisi sociologica che noi a Martano, ve lo dico a Martano, in nessun'altra zona della provincia di Lecce si faceva questa analisi sociologica del territorio e delle persone che lo abitano il territorio, anzitutto, perché se si fa uno studio soltanto geografico e non socio-economico e non psicologico, perché in base alla condizione si maturano le psicologie individuali delle persone, no? A questo punto Salvatore Scuro era un grande maestro. Tu non lo chiami maestro, ma io lo chiamo perché io lo ebbi. Maestro è compagno di lotta. Ecco, già la mia. Salvatore Scuro sapeva essere questo, ma non c'era solo Salvatore Scuro, ma io voglio unire a questo grande gruppo di intellettuali, di pensatori martanesi, ma c'era per esempio Pantaleo Mancarella, certo, figura meravigliosa, c'era Claudio Mariano. E c'era, se ci sono parenti, mi perdoni se lo nomino con un soprannome, e c'era un compagno socialista, Giorgio Tramontana, figura meravigliosa, socialista, sì, ma non diverso da noi, perché combattevamo le stesse battaglie, sostenevamo le stesse tesi sulla piazza e nei luoghi di lavoro. Ebbene, Giorgio Tramontana era un compagno meraviglioso, che poi, guarda caso, a età inoltrata me lo trovai nel Partito Comunista Italiano. Quando non condivise le degenerazioni, secondo lui, io non ci metto, del suo partito, aderì, chiese la tessera del Partito Comunista e diventò un militante attivo e generoso del Partito Comunista Italiano. Quindi adesso, compagni, sinceramente io ho incontrato molte difficoltà e mi avvio alla conclusione, perché ho incontrato delle grandi difficoltà in questi giorni quando voi mi avete invitato, perché tanti erano i ricordi che mi legavano, e questi ricordi molte volte si frapponevano gli uni agli altri, e non sapevo da dove iniziare, mi hanno avviato il sindaco, la compagna, la ragazza, Mary Pellegrino, Maurizio, Paolo,
la stessa Agnes mi avete aiutato a riorganizzare i pensieri e i ricordi e gli affetti che io ho avuto e continuerò ad avere, perché io quando parlo di Salvatore Sicuro, di Antonio Stomeo, di Claude Mariano, di Giorgio Sapontana, di Mancarella, eccetera, subisco un grande turbamento e commozione. Un microfono. Perciò dico, amici e compagni, rendiamo alla figura di Antonio Stomeo, di Antonio Stomeo e di tutti i grandi combattenti che ci hanno aiutati a riconquistare la libertà e a difenderla. Bravo, bravo Vittorio, grazie Vittorio, ci siamo riconosciuti a prescindere, come diceva qualcuno, in questa tua emozionante, in parte commovente rievocazione. Adesso, per un saluto e per una breve considerazione, ma poi sarà protagonista la prossima volta, perché immagino che siate interessati al prossimo appuntamento che ripercorrerà alcuni aspetti già anticipati, ma poi entrerà nel merito del contributo, diciamo, culturale, intellettuale di Salvatore Sicuro. Però mi pare giusto che un'altra persona che fu vicinissima a Toto, sia sul piano familiare che sul piano ideologico, non posso non dire, non so se Gianni sarà d'accordo, che lui, il professore Gianni Schilardi, credo che sia stato forse il più giovane, uno dei più giovani consiglieri regionali d'Italia, non del Salento, negli anni 70, noi lo conoscemmo all'università, nella cellula comunista, come il più fervido propugnatore del campus, del rinnovamento culturale, del movimento studentesco che doveva darsi un costume ed una responsabilità etica, politica, un rinnovamento di quella sonnolenta e pigra città che era Lecce, con una vicenda umana che per la verità lo provò, perché Gianni appartiene, pur se è di una generazione diversa da quella di Toto Sicuro, a quella bellissima schiera di comunisti di allora e comunisti nella formazione più genuina, più sincera, che hanno sempre amato la gente e ne hanno auspicato il riscatto ad ogni livello, utilizzando la cultura non come contemplazione ma come di una missione, cioè potenza trasformatrice. Ecco, è importante che Gianni ci dica qualcosa, lasciandoci poi il desiderio di sentirlo la prossima volta. Prego. Grazie. Come è stato già detto questa sera da molti amici che sono intervenuti, è difficile distinguere in modo netto in Toto Sicuro l'intellettuale, lo studioso, il linguista, dal militante, dal compagno, dal comunista, insomma. E anche per me, che l'ho conosciuto da quando ero ragazzo, da giovanissimo, non è facile distinguere fra lo studioso del Grico e il militante, il dirigente comunista. Questa sera si parla del compagno e io voglio ricordare una testimonianza, portare qui una testimonianza, perché di Toto comunista, di Toto impegnato, di Toto dirigente di partito, mi affascinava molto la sua esperienza di partigiano. E quando qualche volta, o qui o in Grecia o altrove dove siamo stati spesso insieme, avevamo occasione di parlare delle esperienze politiche reciproche, io che ero affascinatissimo dalla sua avventurosa esperienza di partigiano, come ricordava giustamente Vittorio, questo ragazzo che a 20 anni, quando avrebbe potuto rimanere qui e fare la sua vita, prende un fucile in spalla e se ne va a combattere in Jugoslavia. Volevo saperne di più, sempre gli chiedevo, gli domandavo, ma Toto, anche con amici come me, era sempre molto pudico, non si rivelava in modo
eccessivo. Qualche volta però naturalmente mi parlava della sua esperienza di commissario politico e poi alla fine, dopo, perché certe cose si capiscono dopo, ho capito perché aveva un certo pudore. Lui maturò dopo la consapevolezza di aver vissuto sulla sua pelle la crisi dell'internazionalismo proletario, di aver vissuto sulla sua pelle un pezzo di storia della sinistra europea, della sinistra mondiale. Lui era partito come italiano in questo battaglione comandato da sloveni, da quello che mi diceva, ha combattuto per la libertà della Jugoslavia, ha imparato qualche slogan per guidare Viva Tito e la libertà dal fascismo. E poi a un certo punto viene rimpatriato. E lui mi raccontò una volta un episodio. Come commissario politico e come capo della sua brigata, fu contestato dai dirigenti del battaglione, credo, di scarsa combattività. E lui, con il suo tipico sorriso, diceva: noi avevamo avuto feriti, avevamo avuto perdite, era chiaramente questa accusa di scarsa combattività, era un paravento dietro cui si nascondeva un attacco politico dei partigiani sloveni contro i partigiani italiani. Incominciava a profilarsi quella contrapposizione fra le due resistenze, fra due modi di essere antifascisti, che poi sarebbero esplosi soprattutto nell'Istria e a Trieste. Due modi di concepire l'antifascismo. L'antifascismo italiano, tutto politico, articolatissimo, abile, ben diretto, in cui c'erano tutti, e l'antifascismo sloveno, titino, che era un antifascismo prevalentemente nazionale, in cui si faceva la pulizia etnica. E come diceva Maurizio giustamente in questo suo intervento, lui amava molto la pace. Mi diceva sempre: le armi sono una cosa maledetta. Ricordava sempre delle esperienze in cui era entrato in qualche paese e per sbaglio dei colpi sfuggiti avevano ucciso giovani. Fuoco amico aveva fatto delle perdite gravi. Lui non amava la guerra, eppure, come hanno ricordato alcune testimonianze, era un uomo coraggioso e abile e comunque non aveva mai avuto paura. A un certo punto io gli chiesi, quando ormai facevo questa attività di editore, di raccogliere le sue esperienze. Lui non disse di no. Ma era evidente che voleva portare questa sua esperienza all'interno di un periodo che considerava chiuso, e all'interno di un bagaglio umano che considerava, diciamo, finito. Io ho voluto ricordare questa cosa dell'antifascismo vissuto in Jugoslavia, perché secondo me è uno degli aspetti che portò poi il suo modo di vivere l'impegno politico in Italia in un certo modo, la sua prudenza, il suo modo di essere sempre accorti, la sua abitudine di guardare ogni problema politico da tanti punti di vista, il non essere mai schierato in modo netto o da una parte o dall'altra, ma sempre cercare, se non una mediazione possibile, almeno un modo accorto di trovare una soluzione ai problemi. Era qualcosa che aveva maturato in questa terribile esperienza jugoslava, di cui parlava poco, ma che si portava dentro con grande forza e con grande amarezza. Grazie.
grazie al professore Schilardi, altrettanto ricca la personalità che viene fuori. Allora, grazie. E noi adesso... Domanda però, se sì, vorremmo proiettare un'intervista che io feci a Salvatore Sicuro nel 2010. Era stato pubblicato l'anno prima il libro di Paolo Dopo quelle bandiere, che per noi come gruppo anche generazionale era stato un momento di verifica, di riflessione, anche di discussione. E io a un anno di distanza intervistai alcuni amici del nostro gruppo e di Paolo anche, tra cui Mario Stomeo e Luigi Scartino, e tra questi intervistai anche Salvatore Sicuro. Per cui questa intervista me la sono ritrovata a distanza di 6 anni, che credi dimenticate, trovi in queste cose qualcosa di premonitore. C'è un'atmosfera premonitrice, questa intervista è stata fatta e montata, che anche il montaggio, è stato fatto nel 2010, appartiene all'archivio di Italia Comunicazione. Però ha un sapore particolarissimo. Quasi mi rammarico di non averla fatta ad altri amici che non ci sono più. Guardando Roberto mi viene in mente. E niente, questo è un momento, è un modo di tenerlo con noi ancora, per pochi istanti. Prego. Ciao.